Prevenzione contro le infiltrazioni mafiose, messi i provvedimenti dal prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo. In mattinata il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dopo gli arresti per l'agguato al bar del parco. Teramo, la Procura presenta il progetto DAIKE, reati informatici, truffa e violenza sulle donne, un aiuto alle categorie fragili, un modo per mettere in rete non solo forze dell'ordine ma anche enti del territorio. Francavilla, folla per il carnevale, la sfilata più antica d'Abruzzo, parata dei carri e spettacoli di danza, tanti bambini in piazza e divertimento assicurato. Pescara, mister Colombo è insoddisfatto dell'atteggiamento dei suoi dopo il pari contro il Giuliano. Teramo, poker sul campo dell'Auretum, i biancorossi restano al comando a più 9. Un cordiale saluto e ben ritrovati a una nuova edizione del nostro TG Abruzzo. In apertura la prevenzione contro le infiltrazioni mafiosi, emessi provvedimenti del prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo. Oggi si è anche tenuta la riunione per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo gli arresti per l'agguato al bar del parco. Ci aggiorna Sara Del Vecchio. Voglio rinnovare il mio grazie, il mio apprezzamento per il lavoro svolto con discrezione e professionalità alla Procura della Repubblica, alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia che hanno collaborato in relazione all'evento che c'è stato il primo agosto. Abbiamo messo a punto ulteriori iniziative per rafforzare ancora l'attività di prevenzione e di contrasto nei confronti delle infiltrazioni. Qui abbiamo fatto un'analisi complessiva della situazione della sicurezza a Pescara, che complessivamente, come abbiamo detto anche in altre occasioni, denota un andamento in diminuzione delle delittuosità, soprattutto ad esempio dei reati che più colpiscono e più odiosi i cittadini, come i furti e le rapine in abitazione. Come sapete, appena arrivato qui ho già fatto delle interdittive antimafia, quindi bisogna mantenere alta l'attenzione. Qualche giorno fa una di queste interdittive ha avuto anche una conferma in sede giurisprudenziale, quindi lavoriamo in questa direzione senza trascurare nessun aspetto, senza allarmismi ma senza sottovalutare. Prevenire ed evitare le infiltrazioni mafiose sul territorio è uno dei nodi centrali su cui si sono soffermati questa mattina a Pescara il procuratore capo Giuseppe Belelli, i rappresentanti delle forze dell'ordine, il sindaco Carlo Masci, il presidente della provincia di Pescara Ottavio De Martinis, il questore Luigi Liguori e il prefetto Giancarlo Di Vincenzo nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Da quando mi sono insediato, ha ricordato il prefetto, mi sono occupato dei provvedimenti amministrativi di interdittiva antimafia. Ora però, dopo gli arresti dei presunti mandanti e killer dell'agguato al bar del parco, l'attenzione resta alta. Come voi sapete, ci sono più tavoli per quanto riguarda la prevenzione amministrativa, quello di cui parlo io ovviamente, non mi riferisco a fondo di episodi specifici, sono più tavoli che lavorano. Da appena sono arrivato qui, sul monitoraggio di esercizi commerciali, sui trasferimenti di esercizi commerciali, sul monitoraggio dei trasferimenti immobiliari superiori a 300.000 euro e sul PNR, su diverse tipologie di attività. Chiaramente questi monitoraggi hanno prodotto delle interdittive antimafia e più altri elementi sui quali stiamo lavorando. La Procura della Repubblica di Teramo è partita con il coordinamento del progetto DAIKE per il contrasto dei reati informatici, truffe agli anziani e violenza sulle donne, un modo per mettere in rete non solo forze dell'ordine ma anche gli enti del territorio. Ce ne parla Chiara Bonatti. Partirà operativamente giovedì 23 febbraio, dopo un protocollo già sottoscritto, il progetto DIKE, coordinato dalla Procura della Repubblica di Teramo per fornire sostegno alle persone vittime di reati informatici, anziani vittime di truffa e alle donne vittime di maltrattamenti. Chiaramente quelli del cosiddetto codice rosso, i reati relazionali, che sono notoriamente non solo all'attenzione, ma sono purtroppo nella realtà ancora molto diffusi, troppo. Io credo che l'80-90% delle misure cautelari che la nostra procura richiede e che vengono concesse dai giudici riguardi questo settore. Oltre a questo, i reati a danno degli anziani, con tutte le ripercussioni psicologiche che l'anziano ha
in termini di minore autostima, quando non addirittura di vera e propria depressione, che questi episodi determinano anche quando sono banali, addirittura anche quando non vengono portati a conseguenze finali, quando truffe sventate, però l'anziano subisce molto il trauma. E poi l'enorme mole con tante sottospecie di reati informatici che sono assolutamente diffusissimi e che con l'uso praticamente collettivo dei telefonini, cosiddetti smartphone, ha determinato un esponenziale aumento dei rischi e a volte degli episodi di truffe o comunque di reati legati a questo mondo. Una collaborazione nata non solo con le forze dell'ordine, ma anche con gli enti del territorio e con le associazioni. Il supporto sarà reciproco, le forze dell'ordine sapranno magari avvalersi a volte della ASL o di campagne che si possono fare nelle scuole, ma anche per esempio la scuola saprà quando un determinato studente che ha fatto qualche dichiarazione o svolto qualche compito con strane dichiarazioni, con strane testimonianze, debba essere all'attenzione o meno delle forze dell'ordine. Quindi c'è un reciproco, un mutuo soccorso. Come ha spiegato il procuratore Picardi, i risultati sono visibili quando i reati diminuiscono e non in base agli arresti. Per questo il progetto si pone anche come obiettivo quello della prevenzione. Soprattutto prevenzione, il progetto quindi si basa proprio su questo ambito di poter effettuare una serie di campagne di sensibilizzazione e di prevenzione con l'aiuto delle scuole, dell'università, ma anche del Consiglio dell'Ordine, della Camera di Commercio e nonché di tutte le altre forze dell'ordine di polizia per poter mettere in atto tutti, diciamo, ciascuno per la specifica parte di competenza, tutte, diciamo, le competenze specifiche che possono aiutare naturalmente a proteggere le vittime di queste tre grandi macro aree di reato. E ora una storia che arriva da Trasacco, quella di alcuni bambini che rinunciano alla gita scolastica a Roma per non lasciare solo un compagno con disabilità il quale non sarebbe potuto partire a causa della rottura della pedana dell'autobus. Non è la prima volta che il buon esempio arriva dai più piccoli, ma la scelta fatta dai bambini di Trasacco, paese in provincia dell'Aquila, fa riflettere sul vero significato della parola amicizia e rappresenta una speranza per tutti, perché come ha sottolineato Claudio Ferrante, presidente dell'Associazione Carrozzine Determinate, è una storia di civiltà. Si rompe la pedana dell'autobus e gli alunni decidono di non partire, di non andare a Roma per non lasciare solo il compagno con disabilità. Siamo qui a commentare una straordinaria storia di civiltà, di educazione, di giustizia, del rispetto dei diritti umani. Questi meravigliosi alunni, questi bambini di Trasacco a Roma, hanno dimostrato a tutti il vero significato della disabilità. Hanno fatto capire che siamo noi a creare disabilità con i nostri gesti, con i nostri comportamenti, con i nostri atteggiamenti. E loro cosa hanno pensato? Che possiamo andare a vedere una mostra, che possiamo andare a vedere un teatro, ma lo possiamo fare tutti insieme. Se soltanto uno di noi è escluso, non ha senso nemmeno spostarsi dalla scuola. E noi siamo davvero felici di questo perché l'Associazione Carrozzine Determinate è da anni che si batte per questo, che denuncia discriminazioni. Sono anni che andiamo nelle scuole con il nostro progetto Sentinelle della Civiltà e questi ragazzi hanno applicato il nostro progetto, hanno fatto capire al mondo intero il vero significato della solidarietà, dell'empatia, mettersi nei panni degli altri, dell'amicizia. Hanno dato una lezione di vita a tutti e finalmente. E una volta tanto dobbiamo raccontare qualcosa di meraviglioso e quindi ci sentiamo di ringraziare il preside di quella scuola, gli insegnanti, i genitori, ma soprattutto gli alunni perché hanno dato una vera lezione di vita a tutti. A Ortona è guerra in comune per l'impianto fotovoltaico galleggiante dopo le dimissioni del sindaco. È arrivata puntuale la replica alle dimissioni del sindaco di Ortona, Leo Castiglione, da parte dei tre consiglieri dissidenti indicati dal sindaco come causa principale della frattura della maggioranza. Non avremmo mai immaginato
di dover convocare una conferenza stampa per rispondere ad un atto totalmente arbitrario ed irresponsabile del nostro sindaco. E ci sembra pertanto doveroso ristabilire la verità dei fatti e a ricordare ai cittadini ciò che è accaduto in questa settimana. Sabato 11 febbraio, noi consiglieri della maggioranza abbiamo ricevuto un'ora prima del Consiglio Comunale la bozza dell'osservazione del sindaco in merito alla richiesta di concessione demaniale marittima per un impianto fotovoltaico offshore di tipo galleggiante. Due dei tre consiglieri comunali qui presenti, perché uno assente per motivi di lavoro, hanno espresso la volontà di inserire nelle conclusioni dell'osservazione la necessaria delocalizzazione dell'impianto a largo della costa. Il sindaco ci aveva rassicurati che avremmo inserito le nostre richieste nell'osservazione e che comunque le avremmo condivise prima che le stesse fossero inviate alla Capitaneria di Porto. Una posizione, quella del sindaco, che sembra ferma a meno di ammorbidimenti da parte dei tre e che si avvale ora anche della ulteriore risposta di altri sette consiglieri di maggioranza, che invece ribadiscono il fatto che il sindaco abbia condiviso con la maggioranza la criticità rilevante dall'impianto offshore. Non parlerei assolutamente dell'impasto di giunta, perché il problema non è la giunta, non è l'organo esecutivo, ma il problema è della maggioranza all'interno del Consiglio Comunale. Altrimenti avrei azzerato la giunta. Dietro l'angolo, quindi, che cosa può esserci a questo punto? Ma niente, io spero nel buon senso, nel senso di responsabilità dei miei consiglieri, perché questa maggioranza 11 è stata votata dal popolo solamente 8 mesi fa, insomma, quindi è difficile anche da comprendere certi atteggiamenti. Bisogna capire che quando si amministra lo si amministra insieme, rispettando quel principio che la democrazia per fortuna ci offre, cioè che quando non c'è unanimità su una deliberazione, su una decisione, si rispetta la volontà della maggioranza all'interno di quella coalizione. Quindi non permetto a nessuno di ricatti e mal di pancia, perché dobbiamo lavorare per l'interesse della città, per il bene della città, senza perdere tempo, perché Ortona non può perdere tempo. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, risponde alle critiche del PD sulle multe ai semafori cosiddetti intelligenti. Una percentuale, dice il primo cittadino pescarese, trascurabile. Risposta piccata da parte del sindaco di Pescara Carlo Masci alle proteste del gruppo PD in consiglio comunale, che ha lamentato le oltre 50.000 multe comminate a Pescara, in particolare dai semafori T-Red, la metà delle quali per infrazioni diverse dal passaggio con il rosso, come il superamento delle linee di demarcazione poste davanti ai semafori e anche la nuova segnaletica su Viale Marconi, che ha portato gli autisti di Tua a prendere multe sul lavoro per situazioni ancora sperimentali che, dice il PD, a Pescara stanno generando il caos. Sindaco, i semafori non sono intelligenti, dice il PD in comune anche alla regione, e questi dati di che cosa parlano, queste 50 e passa mila multe e poi anche tante macchine che però passano? Mi verrebbe da dire chi è effettivamente intelligente, se il PD o i semafori. Il dato è un dato reale, perché poi i numeri non ingannano. Sotto i semafori e con le telecamere in 2 anni sono passate circa 24 milioni di vetture, e quei passaggi hanno generato circa 50.000 contravvenzioni, di cui la metà per il passaggio con il rosso e la metà per il cambio di corsia. Quindi vuol dire che in quei passaggi il 99,76% è stato regolare, soltanto lo 0,24% ha generato sanzioni, e quindi non mi sembra che i numeri siano numeri da vessazioni, quindi non c'è nessuna volontà da parte dell'amministrazione di fare contravvenzioni, ma c'è soltanto la volontà di avere una città in sicurezza, tant'è che la conferma di questo ci viene dal fatto che negli incroci con i semafori gli incidenti sono diminuiti del 50%. Quindi credo che oggi qualunque cittadino di Pescara, o comunque che frequenti Pescara, può dire che ci viene più in sicurezza, e quando parliamo di sicurezza parliamo
di incidenti stradali, parliamo di danni, parliamo di feriti, parliamo di morti, parliamo di sofferenze. Ecco, credo che questo dato ci insegni che oggi per una contravvenzione, poi sono minime le contravvenzioni che vengono fatte sotto quei semafori, c'è più sicurezza. Penso che i cittadini siano più tranquilli di sapere che se escono da casa hanno meno probabilità di subire incidenti rispetto al passato. Su Viale Marconi, per chiudere, gli autobus non passeranno più in mezzo alle rotatorie, o sì? Su Viale Marconi gli autobus passeranno in mezzo alle rotatorie dove è più indicato che avvenga, dove non è necessario non serve che passino. Il tema è questo, abbiamo fatto delle verifiche e degli approfondimenti con la tua e con gli autisti e abbiamo definito che per adesso tranquillamente su Piazza Unione e su Via Pepe gli autobus girano in rotatoria, dove invece è più comodo farli girare o farli passare attraverso le rotatorie e li faremo passare attraverso le rotatorie. Mi sembra che qui si parli di cose che sono abbastanza banali, che sembra diventino situazioni insormontabili. È stato piantato nella caserma dei carabinieri di Teramo l'albero Falcone, un simbolo non solo di lotta alla mafia, ma anche di dedizione e sacrificio per i militari che ogni giorno si prodigano per la sicurezza dei cittadini. È stato piantato all'interno della caserma dei carabinieri l'albero Falcone, la stessa pianta che si trova davanti alla casa palermitana del giudice Giovanni Falcone e della moglie Francesca Morvillo. Questo gesto vuole essere simbolo di memoria e monito per il futuro. Una cerimonia molto importante a mio avviso, che abbiamo fortemente voluto. Teniamo presente che questa è la seconda caserma in Italia in cui viene impiantata una pianta di tale valore simbolico, che chiaramente è legata come simbologia al riscatto e alla voglia di combattere tutte le mafie. Un luogo che è simbolo anche dell'impegno che le forze dell'ordine mettono non solo sul nostro territorio, sulla criminalità organizzata, ma anche sul territorio nazionale ed esteso ad altri tipi di reato. È una lotta che riguarda il territorio nazionale e il territorio transnazionale per i fenomeni poi assolutamente di riciclaggio che in genere le consorterie mafiose sono in grado di porre in essere. Chiaramente anche su questi territori siamo fortemente attenti e monitoriamo fortemente la situazione e il livello, devo dire, è molto alto, chiaramente sinergicamente coordinati dalle sedi istituzionali dovute, la prefettura, penso alla prefettura di Teramo, penso alla procura di Teramo innanzitutto e ancor più quella di L'Aquila, che è competente proprio a questo tipo di reati. Ma ripeto, la nostra piccola lotta, la nostra vittoria quotidiana è riuscire anche a fronteggiare quotidianamente reati predatori che invece vanno a contrastare la vera e propria intimità delle famiglie e mettono a rischio la famiglia. Mi riferisco soprattutto ai territori abruzzesi, dove purtroppo si avverte ancor più rispetto a questi fenomeni il fedifrago furto in abitazione o la truffa in danno di anziani, che non pochi problemi crea a livello di disagio esistenziale, colpendo delle fasce deboli che sono fortemente tutelate dalla nostra azione di contrasto. Folla ieri a Francavilla Mare per il carnevale più antico d'Abruzzo, sfilata dei carri e spettacoli di danza. Vediamo. Grazie a tutti. Martedì il gran finale a Francavilla al Mare per la tradizionale sfilata di carnevale, ma ieri, seconda domenica dedicata alla storica manifestazione, in tanti hanno raggiunto la cittadina abruzzese per trascorrere una giornata all'insegna del divertimento. Cinque i carri allegorici, tra i quali quello di Avatar e un altro dedicato agli Avengers, e poi gli spettacoli in piazza Sant'Alfonso con coreografie varie. Oltre 30 i volontari che hanno lavorato per realizzare i carri, guidati dal presidente dell'Associazione Carnevale d'Abruzzo, Nicola De Francesco, e dal direttore artistico, Tony Miccoli. Entusiasti sia i bambini che gli adulti. Le è piaciuto? Senz'altro. Lei non si veste? No, io ho i nipoti che vengono qua a vestirsi. Ok, allora buon divertimento. Grazie. Mi sono piaciuti questi carri? Sì, sì. Qual è quello che vi è piaciuto di più? Quelle che passavano le api, no? Sì. No, quello, come si chiama? The Avengers. Sì. E
lo spettacolo? Anche, ma ho visto poco perché stavamo qua, non si vedeva. I bambini si sono divertiti? Sì, sì, molto. Che maschera è questa? Di Casa di Carta. Quindi l'hai visto la Casa di Carta? Sì, 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 pure rivisto. Pure rivisto, e non ti fa paura? No, 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 è bello, mi piace. Senti, ma il carro che ti è piaciuto di più a Francavilla qual è stato? Allora, penso quello di Avatar. Ah, bel gusto, ottima scelta. Grazie mille. Passiamo ora allo sport e al calcio. È deluso dall'atteggiamento della squadra ma anche dei singoli l'allenatore Alberto Colombo dopo il pareggio beffa del Pescara ieri pomeriggio all'Adriatico con il Giuliano, con il gol dell'1-1 dei campani arrivato in pieno recupero. Questa partita come elementi suoi da valutare? No, perché... Se non si ha il giusto atteggiamento, la giusta aggressività, la giusta voglia anche di far fatica tutti insieme e poi ci si disunisce e non sembriamo, permettetemi anche il termine, a volte in certi frangenti non sembriamo neanche squadra, perché poi dobbiamo dimostrare di volere quello che si dice, no? Perché molte volte si parla, si dice no, abbiamo obiettivi ambiziosi e poi comunque dobbiamo trasformarlo sul campo, infatti, perché così... quasi andiamo per inerzia invece che determinare, subiamo gli eventi. È questo che non concepisco. Si può sbagliare, ma a un certo punto sembriamo una squadra passiva e non pronta a determinare gli eventi. Poi bisogna, il mio collega ha detto che bisogna correre e bisogna rincorrere nel calcio, non si può solo correre in avanti e poi dopo bisogna anche rincorrere l'avversario. Quindi se tutti i giocatori offensivi hanno lo spirito giusto, allora tutto è fattibile. Tutto è fattibile nel momento in cui c'è disponibilità al sacrificio. Nel momento in cui magari qualcuno fa qualcosa in meno, si perdono gli equilibri o anche le caratteristiche dei centrocampisti, per esempio a due o a tre, fa la differenza se uno ha una caratteristica, copre meno spazio rispetto a un altro, ha più corsa e quindi riesce ad avere la possibilità di lavorare a due o tre. In promozione altro poker per il Teramo, stavolta sul campo del Lauretum. La squadra di Pomante si conferma capolista del girone B con 9 punti di vantaggio su chi insegue. Vediamo il servizio di Giusy Cingoli. Il Città di Teramo batte in trasferta il Lauretum per 4-0, una vittoria importante, una vittoria pesante. È stata una gara difficile perché nel primo tempo la squadra di Pomanti ha faticato non poco per cercare la via della rete. È stato bravo il Lauretum a contenere gli avversari e comunque a non subire reti perché la squadra di Castellano ha concesso davvero poco. Il Teramo ha fatto gioco e ha mostrato di avere carattere ma non è riuscita a sfondare. Poi nella ripresa il Teramo ha sbloccato il risultato prima con il lettone Kovalonox, ma poi è stato bravo Bozzi ad evitare il pareggio, prima con un intervento importante, il colpo di testa di Vianale su cui ha compiuto davvero un miracolo, e poi il calcio di rigore fallito da Rasetta, ma è stato altrettanto bravo Bozzi nella circostanza. Il Teramo ci ha creduto ancora e poi ha trovato il raddoppio con Palumbo e poi il triste con D'Egidio e il poker con Petrarulo. Ora andiamo ad ascoltare i protagonisti dell'incontro. È stata una bellissima partita, una bellissima cornice di pubblico, il risultato forse un po' pesante per noi, ma per un'ora ho visto un ottimo Lauretum. Noi siamo una neopromossa che siamo partiti per salvarci, ci stiamo giocando i playoff e per noi già è un grande risultato. La maggior parte dei ragazzi avevamo poche energie anche dopo l'1-0. Però si era incanalata bene, nel senso che eravamo riusciti a reagire dopo l'1-0 e avevamo rischiato di fare gol anche sul calcio d'angolo. Poi abbiamo sbagliato il rigore, ma ci sta, il ragazzo, cioè, i rigori si sbagliano, non è quello il problema. La cosa che non mi è piaciuta è che ci siamo un pochettino sbracati, tra virgolette, negli ultimi minuti e il risultato è diventato un po' più largo di quello che è stata la partita. Con i mediani abbiamo fatto bene, in fase possesso abbiamo fatto bene, perché l'obiettivo nostro era quello di
far venire a marcare le loro mezzali, i nostri due mediani, per creare spazio dietro le spalle dei mediani. È normale che con Mario Andreozzi, oggi era la prima partita dopo tanto tempo, gli serviva un po' di adattamento, e ci sta, e Censori è un adattato lì. Però secondo me hanno fatto una grossa partita, e nonostante le mille difficoltà che potevano avere, hanno fatto una grossa partita, soprattutto dal punto di vista atteggiamento. È davvero tutto anche per questa edizione, grazie per l'attenzione, a voi tutti un buon proseguimento di giornata su Vera TV. Arrivederci.